consueta, comune. Sì, no, la cosa che ridono anche a me è dato, non so, che ho fatto storie tristi, cioè il fatto che non mi sorprende ogni volta, cioè sentire che ridono in sala, no? Devo dire che una delle cose che colpisce di questo film, adesso a parte il giudizio se sia un bel film o un brutto film, poi questo tipo di giudizi magari ha bisogno anche di tempo per essere elaborato fino in fondo. Quello che colpisce è una scelta che credo sia del tutto consapevole della regia e probabilmente anche della sceneggiatura, di non puntare sul lato epico, che invece è una delle caratteristiche sostanziali dei film di mafia, cioè da C'era una volta in America, piuttosto che sì, Quei bravi ragazzi, oppure Tutto il padrino, no? In qualche modo ci sono dei passaggi che il film tende a raggelare. Per esempio, i passaggi dei pestaggi dei poliziotti sono gestiti come se fossero una gag comica, no? Mentre invece lì un regista avrebbe potuto spingere il piede sull'acceleratore e farci commuovere per il povero Locascio. E un'altra serie di... perché per lui è un'abitudine. Per lui è un'abitudine. E questa specie di mancanza dell'epica della mafia, secondo me, è molto etico, visto che qui si parla. Questo è un film, disgraziatamente, e deve toccare per forza discorsi, poiché si parla di mafia, sull'etica, la morale, no? Può essere vero che a un certo punto che il cinema abbia tutte queste responsabilità, però comunque mi sembra molto etico non aver puntato sull'epica. Cioè tu fai un film sulla mafia e i momenti che dovrebbero essere nella tradizione dei film mafiosi epici li raffreddi, per cui funzionano da un punto di vista di spettatore quasi più le parti comiche, che invece sono perfettamente calibrate come quelle di un film grottesco come un Monty Python, funzionano quelle parti lì e io credo che sia quello che abbia un po' fermato il pubblico, perfino quello più attento dei critici, diciamo. Cioè loro si aspettavano un rallenti, non so come dire, si aspettavano un uomo che moriva, mentre le scene, anche quelle più terribili, come la morte dei due bambini, sono giocate in maniera, io definirei fredda, ma insomma, lì sembra una specie di Mario Merola in una sceneggiata, l'assassino che spara i due bambini. Beh, è un circo, cioè lì no? c'è un tentativo, cioè è consapevole questa cosa, no? No? Cioè, cosa voleva ottenere? La musica, per la stessa, non è identica, ma lo stesso tema, di Rocco Pazzo, cioè è una marcia da circo per cui tutto l'omicidio viene orchestrato come una, appunto, una situazione feroce e cialtrona come nel circo, insomma, no? Cioè, era questa, perché poi spesso, come diceva Flaiano, in Italia, no? le cose spesso sono tragiche ma mai serie, ecco, dietro il film c'era tentativo poi di raccontare come poi credo la mafia sia, no? Spesso sia una qualcosa di anche estremamente goffo e privo di grandezza, perché una diciamo, delle sue armi è il mistero che li circonda, che la fa appunto l'amante anche di una vita criminale, ma senza un antieroismo. Invece ne vorrà mostrare anche la scelta dei personaggi, degli attori. Sancho, eccetera, sono molto simili agli attori che abbiamo scelto per interpretarli, cioè che non sono appunto geni, intelligenze disincarnate, eccetera, ma invece uomini estremamente terragni, estremamente carne e sangue. Spesso poi volevamo dare anche che pure questi omicidi, queste cose non avvengono in base a raffinate strategie, ma un po' in base anche al caso, perché lì avevano deciso di liberarli, invece basta che uno li uccidono lo stesso, poi il giorno dopo quello che invece vuole liberare abbraccia come il giorno prima il suo avversario. Se vogliamo scendere almeno poi in realtà come il primo film, tentativo di far coincidere lo sguardo del film, della macchina presa, con lo sguardo del protagonista, quindi quello che lui dice, diciamo, questo naturalismo che però non è propriamente realistico, è perché secondo la mia logica, il mio modo quello di raccontare, se ce n'è uno, è proprio quello di far coincidere appunto la macchina presa, anche una scena che apparentemente è oggettiva, con il modo con cui il personaggio vede quella scena. Allora, questo è il film, la storia di un ragazzo che non diventa mai uomo, che diventa uomo solo a un certo punto, per cui tutte queste scene fino ai bambini, infatti la prima inquadratura che io ritengo adulta, diciamo,
cioè da sguardo come tutto, è esattamente quella con cui si conclude la cosa del bambino. No, subito dopo, quando si gira ancora è scioccata, è l'inquadratura successiva in cui lui si lava le mani, ecco, quella è la prima inquadratura, vuol dire, pienamente, più che naturalistica, adulta, appunto, cioè di un uomo adulto. Fino a lì lui il mondo lo vede come lo vedrebbe un eterno adolescente, perché poi, sempre, secondo me, la mafia è un po' questo rispetto ai suoi adetti, ai suoi soldati, no? Li tiene in uno stato di eterna fanciullezza, perché sono così più gestibili, più manovrabili, insomma, poi in un mondo anche estremamente maschile di caserma, rispetto al quale appunto l'elemento femminile è eversivo, insomma, è dirompente, e quindi va tenuto lontano, a meno che non siano le donne giuste, scelte, che si piegano completamente a questo tipo di logica. E quindi questo era, cioè, questa era la bussola, insomma, per cui tutti questi personaggi appaiono come li vedrebbe un dicenne, un dodicenne, no? Rocco Pazzo, la signora con i capelli rossi, noi citavamo spesso Pinocchio. La storia è un po', se c'è una storia archetipica, insomma, a cui può, ovviamente quella non in un mondo criminale, insomma, a cui può fare mente, non è, lui è un po' un Pinocchio. È appunto uno che non è completamente un uomo, rimane un burattino, non a caso la mafia piena, no? Di iconografia dei burattini e burattinai, è un burattino fino a che non è proprio sbatte come Pinocchio, va a finire in fondo al mare, e lui va a finire appunto davanti a quei bambini ammazzati, eccetera, eccetera, e allora è costretto a prendere coscienza.